La senatrice a vita Elena Cattaneo, docente di farmacologia presso l'Università degli Studi di Milano e biologa di fama mondiale, è stata tra i protagonisti dell'incontro Il ruolo e le conquiste della ricerca biotecnologica in agricoltura, organizzato da Confagricoltura Brescia con il patrocinio dell'Università degli Studi in tema di sicurezza alimentare. Più di 500 persone hanno gremito l'auditorium del Liceo Leonardo di Brescia. Tra i temi toccati dalla senatrice Cattaneo nella sua lectio magistralis, anche l'utilità degli OGM. Studiare, conoscere, imparare è il monito rivolto ai giovani dalla senatrice, che ha smontato i principali luoghi comuni intorno agli organismi geneticamente modificati. Dagli OGM nessun danno alla salute, dice la Cattaneo, sottolineando che da 20 anni nel nostro paese non mangiamo carne e latte derivati da animali nutriti anche con mangimi OGM. Tutti noi il compito di non tornare indietro. Lottiamo per la sperimentazione in campo a favore della società e dei nostri agricoltori, ha sottolineato la Cattaneo. Nascondersi dall'innovazione significa abbandonare i nostri giovani nel passato e non lo si può permettere perché poi insomma tutto nasce da loro. Confagricoltura da anni si batte affinché anche in Italia si possano coltivare cereali geneticamente modificati, ma non solo. Perché importare cereali da Sud America e Spagna per nutrire suini, vacche, polli che poi finiscono sulle nostre tavole e non seminarli nel nostro paese? Si è chiesto il sindacato. Continuiamo a combattere i pregiudizi, ha detto il presidente nazionale di Confagricoltura. Perché il tema oggi non sono più gli OGM come li conoscevamo, ma sono le nuove tecnologie per la ricombinazione genetica, ovvero cisgenetica e eugenetica, da applicarsi ai prodotti più tradizionali italiani, il pomodoro, la vite, tutti quei prodotti che fanno grande il Made in Italy. Quindi non vogliamo più parlare dei soliti prodotti tradizionali, ma parliamo delle nuove frontiere delle biotecnologie, raccontando che biotecnologia non è sinonimo di OGM, ma possiamo lavorare su dei prodotti che siano veramente Made in Italy. A rafforzare questa convinzione anche l'esperienza di David Sanz, agricoltore spagnolo che ha portato a Brescia la sua testimonianza. La Spagna, da 18 anni, è il più grande utilizzatore di OGM. Io animo a los agricultores y a la opinión pública que se animen a sembrar las semillas modificadas genéticamente, porque además nosotros los españoles no hemos tenido la facilidad que tienen ellos, la experiencia de España, que llevamos 18 años sembrando y no hemos tenido ningún problema. Al revés, ha sido mucho beneficio para el medio ambiente y para la economía del agricultor. Entonces, la opinión pública y los agricultores tienen que estar totalmente convencidos y a favor de las semillas transgénicas. Il presidente di Confagricoltura Brescia, Francesco Martinoni, si è detto pronto a candidare Brescia prima provincia agricola d'Italia nella sperimentazione di colture OGM. Bisognerà però che le leggi lo consentano, ha detto il numero uno di Via Creta, che ha ricordato ai giovani come il nostro futuro sia rappresentato dall'innovazione e oggi anche dall'uso sapiente delle biotecnologie. Spero che il messaggio che abbiamo voluto dare ai giovani sia passato, il fatto che la testa bisogna usarla, non bisogna solo arrendersi a quelli che sono i media e ai battage pubblicitari che si sentono sul territorio, che bisogna usare proprio il proprio cervello per capire la bontà o meno di un progetto. L'OGM è ancora vivo, speriamo che, come diceva il presidente Guidi, aggiustando leggermente il tiro si riesca a far passare, quindi l'augurio è che le cose procedano nel senso che tutti ci auspichiamo.